Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre sia lodato. Rallegratevi ed esultate. Abbiamo sentito dire da Gesù alla fine di questo Vangelo. Queste parole sono anche quelle che danno il titolo alla recente esortazione apostolica di Papa Francesco, datata 19 marso 2018. Non so quanti di voi lo conoscono, perché i media non gli hanno dato tanto risalto, dopo vi dirò perché. Dedicata completamente al tema della santità. Cui quest'anno noi celebriamo la festa di tutti i santi, sarebbe stata da leggere tutta l'esortazione, solo che ci volevano un'omelia lunga circa 2-3 ore, insomma, per poterla leggere insieme, e manco bastava. E però, ecco, insieme in questo paio di omelie che potrò fare, volevo comunque approfondire alcuni aspetti, perché non a caso, ecco, il Papa proprio in questo tempo ci ha esortati fortemente alla santità. Questa festa che stiamo per celebrare, sapete tutti, che è la Vigilia degli Santi, è una delle feste per noi più importanti, perché questa è la nostra festa. Stanno le feste del Signore, ci stanno le feste della Madonna, poi c'è la Santissima Trinità, poi c'è la Pentecoste, poi stanno le feste di San Giuseppe, tutte. Questa è la festa nostra, perché noi, vedendo i Santi del Cielo, contempliamo la nostra chiamata alla santità e quello che anche noi possiamo dire. Vi leggo, cominciamo l'inizio di questa bellissima esortazione, dove il Papa dice queste testuali parole: rallegratevi ed esultate. In latino è gaudete ed exultate, che è il titolo appunto dell'enciclica. Dice Gesù a coloro che sono perseguitati, umiliati per causa sua: il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. La santità è questo: essere felici anche in questo mondo. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è presente in diversi modi la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: cammina davanti a me, sii intimo. Guardate, questa esortazione, lo vediamo un attimo insieme, si distingue in 5 capitoli che già fanno capire tutto quanto il programma bellissimo della vita cristiana. La prima è la chiamata alla santità, d'accordo? Approfondirò questa in un'omelia di domani e anche in una delle omelie del giorno del 2 di novembre, se Dio vuole, che ci mostra come tutti siamo chiamati ad essere santi, come la Chiesa ci ha già insegnato nel Concilio Vaticano II. Il secondo capitolo, che è quello un pochino più difficile, fa luce su alcuni errori, diciamo, teologici, ma poi che si tramutano anche nelle consuetudini di vita del nostro tempo, che sono il gnosticismo e il pelagianesimo. Ecco, il terzo capitolo, sapete che cos'è? È un commento alle beatitudini, esattamente al Vangelo l'abbiamo sentito, ecco perché bisogna leggerla tutta, una per una, eh? Beati i poveri di spirito, beati gli afflitti, beati i viti, sono commentate una per una. Questo è il terzo capitolo. Poi c'è il quarto capitolo, ecco, questo lo vediamo un attimo, soltanto i paragrafetti. La santità nel mondo di oggi, su quali punti importanti deve essere concentrata? Papa individua alcuni, guardate, la sopportazione, la pazienza e la mitezza. I santi si distinguono particolarmente con queste virtù, eh? Spirito di sopportazione, pazienza e mitezza. Poi un'altra cosa, la gioia e il senso dell'umorismo. Sapete che diceva San Giovanni Bosco? Che la santità consiste nello stare sempre allegri. Non perché uno è scemo, questo tutto il giorno, sapete che c'è quel proverbio dei romani che il riso s'abbonda, tinore sul tono, il riso abbonda sulla bocca degli stolti, ma conta il riso, conta il sorriso. Il sorriso è proprio di chi c'è l'animo lieto ed è felice perché vive col Signore, con ognuno col prossimo. L'audacia e il fervore. L'audacia ci vuole coraggio ad essere cristiani, ad esserlo e a testimoniarlo. E il fervore, cioè dobbiamo essere contenti, capite? Quindi non il clima da mortorio, insomma, noi dobbiamo essere fervorosi nella nostra fede, e si deve percepire questo, perché chi ci incontra non se ne accorge, insomma, se tu sei un cristiano fervente, un cristiano addormentato, dormiente, o muscio, dicono a Roma dicono così. Poi l'importanza della dimensione comunitaria, di fare delle nostre famiglie, delle nostre parrocchie, scusate, delle famiglie, e qui abbiamo anche il carico da 90 del vescovo, che sono già 2 anni che ce lo dice, Petrocchi ce l'ha detto quando era vescovo per 15 anni, non per una settimana, e poi la preghiera costante, di questo ne parlerò approfonditamente.
durante la messa delle 10:30 di domani, proprio andando proprio approfondendo a leggere alcuni stralci di questo splendido paragrafo sulla centralità della vita del corriere nella santità. E l'ultimo capitolo che adesso approfondiamo parla del combattimento, della vigilanza e del discernimento. Contro chi combattono i santi, secondo voi? Ci facciamo la guerra gli uni con gli altri? No. Combattiamo contro il governo? No. Combattiamo contro le altre religioni? No. E contro chi combattiamo? Contro il diavolo. Voi lo sapete che Papa Francesco, è uscito un articolo questa mattina, che tutti quanti si pensano che uno mezzo così. Sapete che Papa Francesco, sta scritto sull'Avvenire di questa mattina, vi lo leggo testualmente. Papa Francesco si è distinto per numerose volte che nella predicazione quotidiana ha parlato dell'agire del diavolo e di come imparare dal Vangelo come lottare contro di lui. Papa, le sentite mai lì a Santa Marta? Uscite e continuate, ne va a continuazione. Gli diranno che è diavolista adesso, che è diavolo tra le parti. E in 5 anni, a venire di questa mattina, lo ha fatto più di quanto lo abbiano fatto insieme tutti i suoi predecessori nell'ultimo mezzo secolo. Cioè ha parlato del diavolo più di 5 anni che Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II 50 anni e Benedetto XVI, pardon. Io intanto non lo scopro perché sento ancora vivo, mi sembra brutto, insomma, vabbè, capito? E attenzione, mi cito un suo passaggio di un'omelia, perché ogni tanto le lascio delle frasi d'effetto, io poi le rubo e poi me le rivendo, perché insomma si può fare, non prende se può rivendere le frasi d'effetto del Papa. Cioè, quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la modalità del diavolo. E nella Gaudete Exultate, proprio nel capitolo dedicato al combattimento, scrive queste parole. Adesso mi avvedete perché vi dico questo, Non pensiamo che il diavolo sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un'idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Tutti hanno paura del diavolo, tanto quando vedono il film L'Esorcista, che negli anni 70 mia sorella mi raccontava che davanti al super cinema Latina c'era l'ambulanza, d'accordo, quando uscì L'Esorcista di William Friedkin nel 1974, io avevo 3 anni. Tutti hanno paura del diavolo quando vedono la bava, le cose, la gente che si contorce. Ma questo non accade quasi mai. Il diavolo generalmente non fa. Il diavolo agisce nell'ombra, nell'oscurità, mascherato da angelo di luce, quando nessuno lo vede, quando nessuno se ne accorge. Dice, ci avvelena con l'odio, la tristezza, l'invidia, i vizi e può portare alla corruzione spirituale. Vedete che parole? Che è peggiore della caduta di un peccatore. Perché si tratta di una necessità comoda e autosufficiente, dove alla fine tutto sembra lecito. L'inganno, la calunnia, eccetera. Attenzione, non ammetteremo, proseguo, l'esistenza del diavolo, se sempre il Papa che scrive, se ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri empirici e senza una prospettiva soprannaturale. Proprio la convinzione che questo potere del maligno in mezzo a noi è ciò che ci permette di capire perché a volte il male ha tanta forza distruttiva, distrugge. È vero che i biblici avevano un bagaglio intellettuale limitato per esprimere alcune realtà che ai tempi di Gesù si poteva confondere, per esempio, l'epilessia con una possessione, questo è vero, ma questo non deve portarci a semplificare troppo la realtà affermando che tutti i casi narrati nei Vangeli erano malattie psichiche, come molti pensano oggi, ecco. E che in definitiva il demonio non esiste o non agisce, questo è il Papa che lo dice, non è vero questo. La sua presenza si trova nella prima pagina delle scritture che terminano certamente con la vittoria di Dio sul demonio. E non è un caso che il Padre nostro, Gesù, ci ha detto con l'ultima invocazione di pregare ogni giorno non ci indurre in tentazione, non lasciarci cadere in tentazione, sappiamo che è meglio espressa, quindi perché possiamo essere liberati dal male. Perché dico queste cose? Perché la festa dei santi, purtroppo, voi sapete che ormai da diversi anni, questo è un libro che è entrato anche nelle scuole elementari, medie, i bambini, ce l'hanno avvelenata. O Halloween, è una cosa macabra, brutta,
capite? Ci sono alcuni esorcisti di fama mondiale, onesti a suo tempo delle cose, che ne parlano in termini molto preoccupanti, perché non è soltanto, vedete come agisce il diavolo, no? Che cosa è il suo stile subito nascosto? Il diavolo, quando tu cominci a pensare, ma che fa questa cosa? Ah, ma niente, non fa niente, cominciano subito a preoccupare, quando viene subito questo ma la minimizzazione sciocca, capito? Perché il diavolo non vuole essere scoperto, quindi agisce sotto perché vuole fare del male senza che noi, ci diceva il Papa, teniamo alte le antenne e le difese. Sembra una carne malata, macabra, quindi anziché vestirmi da arlecchino, mi vesto da pipistrello, mi vesto da morte, cose del così, faccio un giochettino la notte, suono i campanelli e faccio dolcetto e scherzetto, e la domani mattina ce ne andiamo a dormire. Pare che non sia così. E quindi noi cristiani non dobbiamo certamente fare delle cose sproporzionate o strane, però una cosa possiamo e dobbiamo fare. Cioè, capite, qui è anche un problema di difesa, di identità della nostra tradizione cristiana. Noi oggi festeggiamo i santi, non festeggiamo i morti poi, i fantasmi, gli zombie, i pipistrelli o cose di questo genere, capite? E questo dobbiamo noi viverlo, noi testimoniarlo, noi insegnarlo come possiamo anche a figli e nipoti. Capite? Ecco, accendere un cielo questa notte, mi raccomando, un po', è un piccolo segno, io ce lo metto sul danzare di casa mia, ma ci metto un cielo benedetto, perché questa notte io, che vivo la vigilia di tutti i santi, sono felice di accendere un cielo in onore di tutti i santi, chiedendo al Signore, fammi diventare santo pure a me, capite? Questo è la nostra gioia e il nostro vivere da buoni figli di Dio. Fare altre cose, adesso che uno poi ci creda o non ci creda, che ci sia anche di molto peggio di quello che sembra, io personalmente ci credo perché mi sono ben informato e vi assicuro che c'è da preoccuparsi se uno si informa bene, ma quando anche uno non ci volesse credere, cioè appropriarci e vivere bene i nostri segni e simboli cristiani, penso che sia importante. Ecco. E la nostra, pacifica ma al tempo stesso decisa lotta contro le forze del male nel nostro vicolo deve essere combattuta. Cioè, tu non dire che c'è più, sia a casa mia, perché io ho altro a cui pensare, non mi interessano queste cose qui. Quindi, questa nostra sollecitudine e questa nostra cura nell'attenzione degli aspetti più belli della nostra fede, penso che dobbiamo assimilarli. Mi raccomando, sapete che proprio Francesco scrive in modo molto semplice. Questa esortazione la può leggere chiunque, non ci sta niente di difficile, soltanto con due capitoli che parlano un po' dello gnosticismo e del pelagianesimo, c'è qualche passaggio un po' più complicato, ma il resto scorre proprio tranquillo. Ecco, è una cosa da valorizzare, perché la chiamata alla santità è per tutti, e se ci decidiamo per la santità, prima ancora che un regalo al Signore, che è felicissimo di vederci felici, facciamo un regalo a noi stessi, perché ci regaliamo da noi stessi un cammino di vera e autentica felicità che non comincia dal paradiso ma ha il suo bellissimo prequel nella vita terrena. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.